serata dal Palace Allende di Fano, esordio casalingo della GBAM Fano, che tra poco più di 5 minuti affronterà in casa il DS Group Lucera, provincia di Foggia, in questa che è, dicevo, la, nel precollegamento, la seconda partita stagionale e la prima in casa. 3 punti per la formazione di Radici, 0 punti ancora per la compagine di Furno, una compagine, quella pugliese, che è stata sconfitta la prima giornata in casa contro San Giustino per 3-0, è una squadra naturalmente costruita per rimanere, per salvarsi, con l'obiettivo della salvezza in questa Serie B difficilissima. Altri obiettivi invece sono per la GBAM Fano, che all'esordio casalingo, scusate, l'esordio fuori dalle mura amiche, ha sconfitto una neopromossa, ovvero Monteluce Perugia, per 3-0. Un primo set difficile, poi è andato via, tutto via liscio, però oggi c'è l'esordio in casa davanti al proprio pubblico, un Palace Allende che si sta naturalmente riempiendo come era nelle previsioni. Per adesso presenti all'incirca sulle 500 persone, ma la gente sta arrivando naturalmente da fuori. Un saluto anche agli amici di Tele 2000, vi ricordo la partita sarà trasmessa martedì sera dall'emittente Tele 2000 a partire circa dalle 21:30. Vediamo un po' di presentare questo match agli ordini dei due arbitri, che sono il signor Giulitti di Perugia e il signor Galteri, sempre di Perugia. 3 punti per la GBAM, che oggi si schiererà in pantaloncini rossi e maglia bianca contro la formazione di Lucera in totale tenuta scura. Avremo la possibilità anche di interagire con i nostri numerosi tifosi, numerosi naturalmente appassionati di pallavolo in generale, e seguiremo via social network anche questa partita, che già comincia a diventare abbastanza importante, soprattutto perché è la prima giornata in casa che la GBAM gioca, e quindi c'è l'intenzione da parte della formazione di Radici di fare bella figura. Ma attenzione a questo Lucera, che ha da un certo punto di vista la volontà, la voglia di riscossa dopo il deludente esordio casalingo, e certo è venuto a Fano per riuscire a strappare anche dei punti preziosi per la classifica e per la salvezza. Per quanto riguarda le squadre, per la GBAM con molta probabilità entrerà in campo la squadra titolare. Intanto segniamo Lucera col numero 1 Diana, con il numero 6 Ritacco, poi il numero 14 Perilli Alessandro, col numero 15 Corniale Marco, col numero 17 Marcone e poi col numero 13 Antonetti, libero e Calitri Gabriele, mister, vi ricordo, allenatore Giovanni Furno. La GBAM invece schiera il sestetto tipico, che ha esordito anche a Monteluce, e ovvero con Ceccato in cabina di regia. Ho posto a lui il bomber, il Terminator della costa adriatica, Manuele Lucconi. Poi abbiamo uno dei nuovi, Luca Fellini, e poi abbiamo Alessandro Graziani, un altro nuovo, il boy locale, Paoloni, Lolo Pollo, e poi il capitano Joe Oiosvani, Salgado, libero Nicola Iannelli. Già l'atmosfera è calda qui al Palace Allende, la gente sta continuando intanto a venire e a riempire il palazzetto dello sport.
a riempire il palazzetto dello sport. Noi siamo già caldi, la gente è calda, vedo qua davanti un sacco di ragazze, un sacco di tifose, tante chiome bionde, brune, castane, molto bene. E ci prepariamo a commentare questo inizio di partita. Vi ricordo, ecco qui, saluto anche Fabio Guescini che ci assisterà in questa, statisticamente, in questa match, in questo match casalingo. Addirittura ho alla mia sinistra Fabio Guescini, alla mia destra il DS Mattia Brunetti. Oggi sono una botta di ferro, vediamo un po'. Inizia il match in questo momento. Apro anche la mia bella pagina social, vediamo un po'. Ah, Mauri, grande Mauri, non ti avevo ancora salutato. Ciao Maurizio, il nostro boss in regia. Inizia in questo momento la partita con l'attacco di Lollo Paoloni in primo tempo, su suggerimento di Ceccato. Già qui c'è un'atmosfera caldissima, trombe, trombette, trombine, di tutto. Coriandoli l'ho visto, anche se non siamo ancora a carnevale. Lollo Paoloni ora al servizio, l'ha esordito questo match la Giba, ma con il primo tempo di Lollo Paoloni. Ora è la formazione del DS Group che prova ad attaccare con il mancino, e poi l'attacco è vincente, quello del numero 11? Numero 1 Fabio, Diana, che è andato a bersaglio, numero 1. Naturalmente ci scusiamo anche con il pubblico che ci seguirà da Lucera, sappiamo in grande quantità, se all'inizio faremo qualche errore per quanto riguarda i nomi della formazione pugliese. Intanto secondo punto Gibam per l'errore del numero 1 Diana. Vediamo un po', probabilmente non è Diana quello che è andato a conquistare prima il punto, dopo vediamo, abituiamoci. Attacco intanto difeso da Iannelli con la Gibam, con Lucconi, prova Fellini, ha un braccio ancora Iannelli, poi ancora Fellini che prova ad appoggiare, costruisce ora Lucera e ancora la Gibam, muro passivo di un grande Salgado. Fellini ancora recupera il DS Group e poi Salgado va a murare l'appoggio del numero 13, terzo punto Gibam Fano. Antonetti, scusate, uno degli schiacciatori, regala il terzo punto alla Giban, che ora si prepara a battere con Lucconi e Is di Emanuele. Il quarto punto della Giban per il 4-1. Amici sportivi, inizio sprint della formazione di Radici in panchina con Roby Pascucci e con Beppe Sorcinelli. Antonietti va a battere, proprio lui va ad attaccare molto bene dall'altra parte, l'opposto dovrebbe aver attaccato Perilli. Perilli è andato ad attaccare in diagonale, mancino Perilli a bersaglio. E dunque la ricezione di Graziani, costruisce la Gibam, Fellini murato a uno ancora. Ancora Luca Fellini prova a girare, la difesa da parte della DS Group che fino a questo momento sta tenendo testa alla Gibam. Gio Salgado in primo tempo, a segno Gio Salgado. Primo tempo per Gio Salgado a bersaglio. È il quinto punto della Giba, ma salutiamo intanto il numerosissimo pubblico che ci segue da fuori, da via, naturalmente via Facebook, con la formazione ospite che va ad attaccare. Graziani va a difendere per il muro passivo, attacca Fellini in una pipe, ancora Graziani in palleggio, poi Ceccato fa attaccare Lucconi da seconda linea, va a segno Lucconi da seconda linea, va a segno. Salutiamo anche coloro che si sono collegati, c'è Marco Spiga, un nostro vecchio conoscenza, una nostra vecchia conoscenza, quest'anno non l'affrontiamo per fortuna, vero Fabio? Anche Cinzia, Claudio, Francesca, salutiamo tutti, ma siete tanti collegati in diretta, tantissime, ci state sorprendendo in questa prima esordio, questo primo esordio casalingo per la formazione
della GIPAM Fano. Siamo 6-3 per la formazione di Radici, con Graziani pressato in ricezione, va ad attaccare, niente da fare, il recupero ancora da parte del DS Group, c'è il muro di Ceccato, poi attacca ancora la formazione di Foggia, c'è Lucconi, tocca il nastro, la palla e poi va ad attaccare Graziani, Murato Graziani dal numero 17, Marcone dal palleggiatore. DS Group Lucera ancora al servizio. E dunque siamo sul punteggio di 6-4 per la formazione fanese, che ora va in ricezione con Iannelli. Ceccato a banda, Graziani, muro passivo, niente da fare, l'attacco è vincente, quello di Graziani. 7-4, settimo punto Fano. Naturalmente ci fa molto piacere vedere comunque un Palace Allende gremito, pubblico in questa prima giornata ha seguito la squadra in questo esordio casalingo. Noia, servizio. Sì, ti confermiamo, Tommaso del Grande Mandoloni è presente in panchina, ti confermiamo ciò. Panchina formata da Mancinelli, Pietro Poli, appunto Mandoloni, Giorgi, Caselli e Mazzanti, servizio di Salgado. L'attacco ora da parte di Foggia, grande la difesa da parte di Fellini, ancora Salgado, recupera palla alta per Graziani che va ad attaccare, incredibilmente Foggia sta tirando su di ogni, di più e di tutto, ancora Lucconi, ancora la formazione di Lucera con l'attacco della seconda linea e poi ancora Graziani, momento concitato, difende la formazione di ospite con Lucconi e va a segno Lucconi, ma grande merito al DS Group, ha difeso una serie di palloni, 8-4, è chiaro che è una formazione, quella di Lucera, che oggi farà di tutto per portare a casa punti preziosi per la propria classifica. Gio Iosvani, Salgado da posto 5 al salto flottante. Brutta la ricezione da parte della compagine ospite, ancora prova Graziani, poi ancora Lucera per l'esattezza, il muro di Paoloni che va a bloccare il numero 13 Antonetti, lo schiacciatore di banda, primo break del match e dalla parte della GIPAM 9-4. Uno dei protagonisti è Paoloni, prima col primo tempo, poi ora col muro vincente su Antonetti, ancora al Salgado al servizio, eccolo qui Antonetti, la costruzione del gioco è vincente, l'attacco di Diana, 9-5, 5-9 per l'esattezza, Iannelli in campo per Salgado in seconda linea, ricezione composta da Graziani, Fellini e Iannelli, batte 5, risponde 9, DS Group al servizio, out la battuta, out il servizio di Lucera, se non sbaglio del palleggiatore Marcone, il numero 17 Marcone, ora Ceccato, flottante invece la sua è buona. Eccolo qui l'attacco a banda da parte del numero 6, Ritacco, ancora Ritacco, passa Ritacco. Il campo d'attacco di Ritacco. Bravo Marcone a dare due volte consecutive la palla a Ritacco, la seconda un pochino più veloce, non ha avuto problemi il numero 17 a attaccare col muro a 1. Siamo sul punteggio di 10-6, 6-10 con l'errore ancora da parte di Diana, si arrabbia moltissimo mister Furno con lo stesso Diana e ne ha ben donde. Graziani. 11-6 GIPAM. Graziani al salto, potentissimo, è un siluro il suo. L'attacco da seconda linea, la difesa di Graziani, ancora Ceccato, parla per Lucconi, vincente Lucconi, 12-6, però ha fatto quasi tutto Graziani, gran servizio e gran difesa. Time out chiamato da Furno sul punteggio di 11-6, pubblico applaude, 11-6
16-6, grazie Maurizio, è preciso. Maurizio Lucconi che oltre a essere impegnatissimo nella regia è anche molto attento nel punteggio. Quest'anno Fabio, grande, è vero. Però probabilmente avremo i replay oggi. Cioè abbiamo i replay, mi conferma Mauri Lucconi che abbiamo i replay, siamo meglio della Rai, Mediaset, ci fanno un baffo queste televisioni. 12-6, ci proviamo anche noi dopo l'Italia, la grande prestazione dell'Italia femminile, oggi c'è la GBAM, pubblico delle grandi occasioni. Sentiamo il DS se è contento del pubblico di oggi. Sì, sì, una bella presenza di pubblico, siamo molto soddisfatti anche perché dai, la giornata poi diciamo che non si presta pure il maltempo perché qui a Fano ha fatto un ubifraccio importante, quindi la gente penso che abbia preferito seguire la tua telecronaca, Bobo, piuttosto che venire qui al palazzetto a prendere un po' d'acqua perché c'era tanta fila fuori. Però onestamente preferisco che loro vengano qua, fuori casa mi possono... No, in telecronaca la possono sentire quando sono fuori casa, certamente, va bene lo stesso. Abbiamo tanta gente che ci segue, Ace di Alessandro Graziani, uno dei nuovi acquisti quest'anno della GBAM, da Genova, ex Siena, ancora lui al salto, Ace per lui, un altro siluro del numero 10, Alessandro Graziani, quando scalda il braccio, Alessandro Graziani non ce n'è per nessuno. E ha una bella lavatrice pronta a scagliare sopra la testa degli avversari. 14-6 ora, DS Group sta un po' soffrendo dopo un inizio comunque abbastanza positivo della formazione di Furno. Si riprende a giocare. Grazie Luigi, complimenti per la diretta, grazie Luigi, ancora Graziani al salto, ancora un siluro, non tiene la formazione di Furno, ancora il recupero da parte di Foggia, di Lucera che punisce subito col numero 6 ritacco, punisce immediatamente. Fellini riceve male, ci arriva Iannelli, bagar altissimo, Lucconi in bagar dall'altra parte, ancora costruisce l'attacco, è vincente quello del numero 14 Perilli, l'opposto Mancino Perilli, e gli opposti danno sempre fastidio in una squadra di pallavolo, quando li incontri come avversari danno sempre fastidio. Batte Otti, risponde 14, stavolta bene Fellini, ceccato, Lucconi salta, Lucconi va a segno, Emanuele Lucconi. Caro Maurizio, da Luigi i primi complimenti per il replay, ha detto addirittura il replay, grazie Luigi. Siamo 15-8 GBAM con la ricezione brutta per la formazione del DS Group, ci prova ancora il numero 14 Perilli, che continua a essere quello più pericoloso per i padroni, per gli ospiti, con questo Mancino, bravissimo a gestire questo colpo, ingenuo il muro della GBAM, 9-15 con la ricezione ora di Fellini, ceccato, arriva Graziani da seconda linea, ma grandissima è stata la difesa provata dalla compagine lucerina. Niente da fare perché il siluro di Graziani era veramente troppo potente, 16-9 Fano, salutiamo anche Ludovico in diretta, la ricezione lunga con la GBAM, con ceccato, Lucconi non passa, da seconda linea Lucconi, ottima era stata la finta di Nick Ceccato che però dopo non è riuscito a servire al meglio Lucconi. 10-16 con al servizio il numero 15 Corniale, uno dei due centrali, l'errore di Corniale, diversi errori da parte in battuta, Furno è inviperito il mister,
troppi errori, e certo non si possono regalare questi palloni a una squadra come la Gibam. Siamo già a 4 errori, 4 punti già regalati, 2 invece per la Gibam. Chiederei a Guescio, siccome ho problemi di vista, Fabio, se potresti scrivere un po' più grande le statistiche, perché qui veramente bisogna, c'è la lente di ingrandimento, bisogna, non ti ci stanno, a me ci stanno, ok, va bene, fai quello che vuoi. Scusate, mi posso permettere, perché con Fabio c'è un certo tipo di rapporto di amicizia, anzi oggi lo ringrazio per questo servizio che sta facendo al sottoscritto. Riprendiamo la diretta con il punteggio di 17-10, 17-10 per la Gibam con Feligna al servizio. Poi l'attacco al centro, recupera, bravo Iannelli, ceccato, seconda linea, ancora Lucconi e va a segno Emanuele, 18-10. 18-10 e c'è il cambio chiamato da Furno, entra il numero 12 Barbaro al posto del numero 6 Ritacco, può essere? Ok, Fellini, eccolo qui l'errore in ricezione da parte di Barbaro per il punto numero 19 Gibam. Alzato il ritmo la gara Fano dopo un inizio equilibrato, ci sta mettendo del suo la formazione di Radici, ancora lui Fellini dotato di un servizio flottante terribile. Intanto c'è l'attacco ancora vincente del numero 14 Perilli, andiamo a vedere le statistiche per Perilli che è a quota 3, 3 punti per Perilli, così pochi mi sembravano di più, Fabio. Ecco, aggiungine uno perché mi sa che con uno te ne è sfuggito. Ceccato, Salgado! Salta sopra, passa sopra il muro Gio Salgado. Passa sopra il muro Gio Salgado. Grande Gio! Siamo 20-11 Fano. Netto vantaggio per la formazione di Radici, ancora Gio Salgado, flottante, palla lunga, recupera ancora Ceccato, bravo però Paoloni, Graziani prova ad appoggiare, ancora Ceccato al centro, murato Paoloni, poi ci arriva Fellini, palla alta per Graziani, a segno Alessandro Graziani, 21-11 Alessandro Graziani a bersaglio. Vi ricordo presenti al Palace Allende circa un 600 persone, 5-600 persone, pubblico che è venuto anche a Fano, arriva ogni tanto anche un po' tardi, ma arriva. Gio Salgado intanto, grande inizio da parte dell'Italo Cubano al servizio, ancora recupero di Salgado con un pugno, bravo Gio, e vai Lucconi a segno, ma grande Salgado in difesa, incredibile, una massa muscolare abbiamo visto cadere per terra, è quella di Gio Salgado, 2-0-2, un autentico, esulta poi naturalmente Salgado, attenzione perché è un personaggio questo Gio, eh? Vedremo un po' se ce le fa delle belle oggi, 22-11, flottante, e l'attacco da parte, molto buono l'attacco del numero 13 Antonetti, su suggerimento da parte di Marcone. Punto numero 12, 12-22. DS Club c'era al servizio con Antonetti Federico. 12-22 con la ricezione da parte di Iannelli. Ceccato, seconda linea, Lucconi senza muro. Praticamente Lucconi devastante da seconda linea. Lucconi è arrivato a quota 8 punti, solo un 7 in un 7. Emanuele Lucconi 8 punti. Buonissima la sua prestazione anche in quel di Perugia sabato scorso. Ceccato al salto, ottima la battuta di Ceccato, l'attacco ancora da parte della formazione
ospite che ancora attacca, Belmura 3 presente, quello della Gibam, prova ancora, ancora c'è Graziani, palla alta e c'è il muro vincente di Lucconi, stavolta su Barbaro, il neo entrato Barbaro, ma prima era stato fermato anche, era stato fermato anche Perilli, 24 a 12 netto vantaggio Gibam, Ceccato, vediamo un po' Eis di Ceccato, 25 a 12 in 18 minuti la Gibam conduce un 7 a 0. Noi ci rivediamo e ci risentiamo per la seconda frazione di gara, a dopo.